l'educazione di una donna che insegna in questa città, si chiama Giovanna Rosa, e che dice: Milano ha nostalgia di futuro, nostalgia di ricordare la parte migliore di sé, perché le destre di questa città hanno le radici nella storia peggiore dell'Italia. Nostalgia di futuro significa che noi siamo qui per dire che vogliamo ricongiungerci alla storia migliore di Milano e dell'Italia. Noi dobbiamo da qui, da Milano, dire basta, non permetteremo a chi vuole sovvertire la democrazia nel nostro paese di riuscirci. Sappiamo la forza che c'è nelle persone che sono state come quelle qui oggi, con la schiena diritta e non hanno mai deflettuto dalla loro onestà. Io mi onoro di sostenere Marilisa D'Amico e mi onoro di sostenere lei, perché è stata una donna che io ho avuto vicino nelle battaglie più dure in questi anni. L'ho avuta vicino quando nessuno scommetteva sul fatto che avessimo ragione noi nel dire che quella legge sulla fecondazione assistita era una legge brutta, ingiusta. E non è che uno degli esempi, perché Marilisa con altri ha vinto altre cause e le abbiamo vinte con lei quando nessuno ci credeva e quando appunto si manteneva viva la grande speranza di potercela fare.